Una ruota per criceti. Sì, signori, è un pochino una ruota per criceti. Adesso vi spiego. E benvenuti e benvenuti qui, è Dalkan che parla. Signori miei, abbiamo appena finito il primo giorno della Battle of Zir, abbiamo giocato circa 2 orette per provare e testare effettivamente cosa fosse e come bisognava approcciarsi. E devo dire che sono rimasto un po' colpito, un po' stupito. L'inizio è stato un po' strano, come sempre i server di Blizzard hanno sempre qualche problema in merito allo scaricamento della patch. Ho dovuto aspettare qualcosa come 40-45 minuti con la gente che giustamente aspettava che io facessi vedere la scalata verso appunto la cima della Batuar. Però c'è stato questo problema, abbiamo aspettato un pochino e siamo riusciti ad entrare. La prima cosa che naturalmente bisogna fare per poter accedere alla Batuar of Zir è la quest stagionale. Se avete finito appunto tutto il percorso stagionale, vi faccio vedere semplicemente premendo voi potete andare a vedere qui il percorso stagionale. Finito questo, potete andare a fare appunto la Batuar of Zir. Come si fa? Si va prima di tutto a seguire la quest. La quest vi porterà dall'occultista. L'occultista vi permetterà appunto di creare esattamente lei, perché dovete essere a Khedbardu per poterlo fare. L'occultista vi appunto darà la possibilità di fare il primo sigillo. Una volta fatto il primo sigillo forgiato nel sangue, molto semplicemente dovrete andare ad utilizzarlo. Utilizzandolo vi darà la possibilità di accedere sempre a questo Great Rift in realtà, perché io li chiamerò così d'ora in poi per capirci, perché sono gli stessi appunto di Diablo 3. Bisogna fare questo dungeon in cui non possiamo sapere nessun tipo di hotfix. Infatti all'inizio c'è scritto proprio questo: il sigillo dell'incubo serve per trasformare una spedizione in una spedizione da incubo. Questo processo crea un sigillo dell'incubo del sangue di livello 1, condizioni 0. Quindi man mano salendo probabilmente arriveremo a un punto in cui ci darà delle condizioni, presumo. Ancora non lo sappiamo perché per adesso siamo arrivati al sigillo di livello 11. Non siamo mai morti, però chiaramente diviene difficile poi battere i mob a tempo se ci sono dei mob che magari hanno un risucchio di vita e di conseguenza diviene un pochino più difficile quando c'è il vampiresco. Però, perché non abbiamo neanche il nonno, quindi siamo un pochino troppo tanky attualmente. Dobbiamo lavorare un pochino sulla nostra build. Perché la chiamo ruota per criceti? Perché, ragazzuoli miei, succede questo: voi fate il primo sigillo e quello che accadrà è che alla fine del sigillo vi lascerà appunto questo qui, la Tears of Blood, questo glifo unico chiamato appunto lacrime di sangue, che potrà essere potenziato all'altare una volta che avrete finito il Great Rift. Finito ciò, potrete andarla ad inserire e quindi comincerà a darvi dei poteri abbastanza importanti. Infatti, senza avere il nonno, noi siamo passati ad avere 42k di DPS, che è davvero tanto. Noi normalmente oscillavamo tra i 16 e i 18 e invece adesso abbiamo 42k. Perché lo chiamo ruota per criceti? Perché arrivato a un certo punto sarà troppo difficile progredire e per progredire dovrete fare altri sigilli. Per fare altri sigilli dovrete avere le polveri. Per fare le polveri dovrete appunto continuare a fare questi sigilli. Adesso ci raccapezziamo, vi faccio vedere un pochino il tutto. Allora, quando andate dall'occultista, quello che succede è semplicemente questo. Crea sigillo, partiamo con quello di livello 1. Ci richiederà 800 di polveri. Ok, queste polveri in realtà ce le darà anche a fine dungeon e ce ne darà chiaramente di più, in modo tale che noi potremmo ricontinuare a creare questi sigilli. Quindi non ci tornerà il sigillo indietro, né se ce la faremo e né se falliremo, ma ci darà le polveri che ci permetteranno di fare un altro sigillo. Cosa succede se voi non riuscite ad avere abbastanza polveri? Dovete appunto creare dei sigilli normali, quindi questi qua classici, cercare appunto di droppare dentro i Nightmare questi sigilli classici per poi andarli a semplicemente distruggere. Distruggendoli vi darà la polvere di sigillo che vi permetterà appunto poi di andare a creare anche i sigilli forgiati del sangue. Quindi questa è un pochino una ruota per criceti. Voi dovete diventare forti per scalare. Per scalare e diventare forti bisogna fare sigilli. Per fare sigilli appunto bisogna delle polveri e continuate a fare questo discorso. Quindi per me è una classica ruota per criceti che inizialmente può essere molto interessante. Alla lunga questa cosa non so se potrà piacere a tutti. Per ora io però mi sto divertendo. L'ho trovato una cosa avvincente perché mi ha portato un pochino alla memoria Diablo 3. E soprattutto ho tanta voglia di droppare quel cavolo di nonno che ancora non sono riuscito a droppare, perché in questa maniera farei con molta più facilità questo contenuto. Proprio perché quel 100% di critical strike in più in un Abattoir of Zir, quando sei costretto a diminuire un pochino
anche in questo caso la sopraffazione, perché io ne avevo praticamente quasi 3000, adesso me ne trovo 1768 dovendo fare una build che chiaramente è puntata un pochino al tank, perché non si può fare una build totalmente DPS, perché ricordate, appena entrerete nella Battle of Zir voi sarete praticamente in una 104, poi le altre non so quanto in alto siano salite, perché vedete i mob di livello, che ne so, 156, però in realtà non sono 156. Quindi questa Battle of Zir fondamentalmente funziona in questa maniera: vi troverete praticamente a dover finire il vostro percorso stagionale. Finito il percorso stagionale potrete fare la missione di stagione premendo appunto le missioni e trovandola tra queste. Andrete a parlare con l'occultista, vi farà fare il primo sigillo forgiato del sangue, attivate il sigillo, entrate dentro, cercate di finirlo, ammazzate i boss alla fine e livellate il Tears of Blood o tutti i glifi che vi daranno. E a proposito dei glifi, la cosa divertente e poco simpatica in realtà è stata che quando abbiamo finito l'aggiornamento, o è stato un bug o qualcos'altro, fatto sta che i nostri glifi non erano più al 21. Vedete che questo è al 21 perché ce l'ho portato io, ma altrimenti guardate un po', 19, 19, 19. C'è gente che stava al 15 e se li è trovati al 10. Non molto carino dopo che uno ha speso molto tempo per cercare di portarli su e poi trovarseli anche abbassati e dover sprecare l'XP per fare questo. Avrei potuto avanzare un pochino di livello anche con le lacrime di sangue e invece non l'ho potuto fare perché ho dovuto portare anche questo al 21. Capite bene che questi bug o decisioni un pochino discutibili non vanno assolutamente bene in questa condizione. Comunque, per adesso queste sono le mie prime impressioni sulla Battle of Zir. Vediamo come proseguirà, come andrà avanti. Vedremo se sarà un contenuto interessante la lunga oppure potrà scocciare le persone. Anche perché abbiamo questo contenuto fino a gennaio, alla fine della stagione, e a breve il 12 arriverà l'altro contenuto, che sarà quello stagionale dell'inverno, dove ci sarà qualcosa di caruccio, perché seguiremo appunto delle quest con un bardo e cercheremo appunto di prendere delle skin natalizie. Quindi vedremo un pochino cosa uscirà fuori. Comunque, signori miei, come al solito vi invito a supportare il canale lasciando un like e scrivendovi allo stesso. Quindi se volete appunto vedere altri video di questo genere, non perdetevi la possibilità di farlo attivando la campanella. Grazie a tutti per aver seguito questo video. Da Darkrai è tutto e ci vediamo in un prossimo. Ciao!